Ragazze, ragazzi, rieccoci qua su Shadow of the Erdtree. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati. Avevamo battuto, oddio, com'è che si chiamava? La sorella di Ranni, se non ho interpretato male. E ora siamo praticamente in una nuova zona, ma io non voglio assolutamente andare dritto per dritto, ma insomma la mia destinazione è raggiungere quel picco del drago, anche se prima magari potremmo dare un'occhiata a questa zona qui senza andare troppo oltre qui sulla destra, insomma stare qui, vedere sta zona qui e poi dirigerci verso sud. Era di qui forse la strada verso sud, non mi ricordo. Vabbè, la scopriremo, immagino. Comunque, allora io per prima cosa sono andato, ma lo dico così un po' random, non è detto che le volte future, se ricapita, dirò altrettanto l'ennesima cosa, ma guardando così in rete qua e là mi è capitato qualche video sotto mano, niente, sono semplicemente andato a recuperare questo, dov'è, non lo trovo, questo talismano che non avevo, che però vabbè non mi serve, è questo qua, favore dell'albero madre. Io avevo già trovato quello più uno. Diciamo che ormai i talismani del gioco base, dovessi scoprirne di nuovi qua e là per caso guardando qualche video su YouTube, li prendo per collezione, per collezionismo ormai. Anche perché quelli che mi servono praticamente li ho già. Mettiamo un po' di segnalini, così almeno mi è più facile. Tipo anche qui, guardiamo cosa c'è e poi andiamo verso sud, così, ok, vediamo un po'. Ah, qui una strada c'è, vabbè. È un gioco comunque che nasconde parecchi segreti, quindi sono, come avevo già detto nell'altra mia serie, è facile che mi sia perso comunque qualcosa del gioco base, non guardando minuziosamente le guide per ogni passo. C'è qualcosa? Bragia di Mesmer? Beh, è un materiale, però. Roba è qua. Braccia serpentina, simile a una corda. Reperibile soprattutto presso Altus Ombra. Questo residuo della fiamma di Mesmer, simbolo della crociata, continua a bruciare sommessamente, fremendo a terra come se strisciasse. Vabbè, sto Mesmer, boh, fanatico di serpenti, cioè, sarà mica un parente di Rykard. E giù. Sei ancora vivo, ecco. Vediamo, qua c'è qualche scrigno, qualcosa di importante. Okay. Pietra forgiatura. Qui c'è un oggetto. Oh, stiamo buoni, aspetta. Fatemi scendere che combatto meglio. Guarda, belli aggressivi con le loro fiammelle. Mesmer qua. Mm.
un altro. Questo cavaliere lo odio, particolarmente. Particolarmente. Allora, era di qua. Ah, va che lì c'è, non l'avevo visto. Un altro di quei segni di Michella. Chi è un altro? No, così ne ho attirati due. No, ecco, si faccia i fatti suoi. Vai giù, come prima. Ha fatto in tempo ad ammazzarlo. Adesso arriva suo fratello. No. Bel colpo. Ok. Tab. Però in effetti usano il cavallo, mi sa. Ok. Pausa. Ecco. Via, Usano la stessa mossa che usava Radagon, che poi si sa che Radagon e Marika, stessa persona, col martello, quindi questo Mesmer. Qui usiamo il falcione, dai. Ah, posto? È rimasto uno? Ciao, ecco. Frammento, benissimo. Lancia da soldato di Mesmer. Due ne ho trovate, addirittura. Cavalli. Altro oggetto. Ricettario del Cavaliere del Fuoco. Questo è nuovo. Questo è nuovo. Oh madonna. No. Qua. Eccolo. Grasso ardente di Mesmer e grasso ardente di Mesmer con legaccio. Vabbè. Appunti sulle tecniche di creazione stilati dai Cavalieri del Fuoco al servizio di Mesmer l'Impalatore. Descrivono l'arte del controllo del fuoco ai soldati in procinto di unirsi alla crociata. Va bene. Forse non c'è altro. Allora andiamo prima dove? Di qua magari. Beviamo. Ah, sì, avevo segnato sto laghetto. Magari c'era qualcosa di importante. Appunto, guarda lì. Allora, lì. Cos'è? Una grotta? Un passaggio? Andiamo. Frammento. Girasole ombra. Oh, ci sono i profumieri. Senti, io provo questo. Oh. Dai, qualcosina ho preso. Uno magari. Olè.
sei morto? Adesso sì. Ma questo... cura remota. Questo assomiglia... cioè al... come posso dire? Cioè alla nascita di un albero madre, cioè al bonsai dell'albero madre, non so. Oh. Dunque, magia, magia. Dov'è? No, cura. No, oddio, l'ho letto prima. Ah, qua. Cura remota. Ripristina un'elevata quantità di PV agli alleati distanti raggiunti dall'incantesimo. Quindi, vabbè, a noi non c'entriamo niente. Incantesimo dell'albero madre, scoperto nel regno dell'ombra. Lancia un proiettile verso un alleato distante che ripristina una notevole quantità di PV al tocco. L'albero madre veglia su chiunque, anche se distante e nascosto alla vista. Non mi interessa, decisamente. E niente, accendiamo la lanterna e... aspetta qua. Ah, sbucchiamo qui. Allora, no. Torniamo indietro. Qui nessun boss. Ci sono quelli rossi, quindi sono aggressivi. Zampa di gallina a quattro dita. È un botto che non la raccoglievo. Comunque è abbastanza rara per essere un oggetto comune. Rovine di Mort. C'è una grazia. L'accendo, mi siedo. Ci potenziamo. Ok, livello 5, livello 5, perfetto. Nuovo livello... no, infatti no. C'è un altro NPC qui. Frammento. Provaci qui, abbandono il bene del mio corpo. Ok, ma vediamo, posso... potenziarmi ancora? Sì. Perfetto, livello 6. Eh sì, c'è qualcuno. Ah, non dice niente. Se insisto. No. No, eh. Questo è muto, va bene. Quanti sono i seguaci? Dane Foglia Morta, lo sappiamo così il nome di questo qui. Rovine, ok, sì, siamo qui, guardiamo ste rovine. Allora, questi... no. Aspetta, ok. Ecco. No. È venuto troppo, vabbè. Qui imboscato. No, niente. Qui è pieno di sti blue spiriti. No, ombre. Ombre, direi. Spiriti ombra. No, non vedo oggetti. Questo mi lancia cose. E questi cani. Guarda che aggressività. Oh, oh.
l'altro però non l'ho preso. Ok. E basta, dai. Sì. Ecco. Avevo visto qualcosa, ecco. Togliamo l'indicatore. Lì c'è un oggetto qui. Qui si scende bene. Allora, aspetta un attimo. Guardiamo magari prima l'esterno e il fuori qua, poi andiamo giù di là. E qui c'è un oggetto. Ok, lo prendiamo. Qui non si passa. Ah, ecco, qui si scende. Qui niente. Oh. Ah, è uno. Questo brutto, brutto, brutto. Sì. Oh. Lascia oggetto. Vai che l'ho preso, vai che l'ho preso. Questo mena, eh. Ok, adesso ve l'ho mirato. Mi giro questo. Mamma mia. E niente, alla fine doveva succedere. Ma questo ho preso con l'altra arma. Secondi, ci scommetto, eh. Devo solo fare il giro. Vabbè. Vabbè, però intanto vediamo se no. Ok. Allora, teniamo l'altra arma. Eccole lì, le mie rune. Ok. Ma guarda, eh. Ah, sei cani. No, lasciami stare. Ah, guardalo lì, ecco. Pensavo che cadeva giù. Vai, buttati giù. Preso. Salito. Ecco. Toh. C'è un oggetto. Ah sì, sì, dove devo andare. Ok. Ma quindi qui intorno basta. A vedere. Che è sto. Cosa sono sti passi pesanti? No, qui non ho niente. Ah, questo, aspetta, ma mi sa che è esatto. Quelli col vaso. Ah, c'è un drago, mi sa. No, aspetta. Lasciatemi stare. Andiamo giù, dai.
Talismano della pietra infranta. Talismano. Aumenta la potenza dell'abilità con calci e pestoni. Ah, questo entra in combo col pestone brinoso. Cos'è? Pietra fulco in frantumi. Aumenta la potenza dell'abilità con calci e pestoni. Le pietre fulco sono ancoraggi spirituali usati per placare la furia dei terremoti. Quando questa è andata in frantumi, la città circostante è stata inghiottita dal terreno. Alcuni raccontano che persino la luna cadde dal cielo. È per questo che c'è sto buco? Non so. Aspetta. Scendere in sicurezza. Non so se qua forse... Ma io rischio, dai. Ok. Però bevo per sicurezza. Non c'è niente. Ah, quello di prima, questo. Io colpisco da qua. Aspetta, Ah no, no, è un altro. No, sono altri. Mo. Giù. Ah, molto. No, no, sono nuovi, sono nuovi. Qua giù, non so. Qui c'è un oggetto. Archi dorati. Vediamo. Archi dorati. Ah, qui. Lancia una serie di archi dorati con un gesto del braccio. Stregoneria degli inquisitori della torre, usata come incantesimo della spirale. Lancia una serie di archi dorati con un gesto del braccio, la carica accresce la potenza. Gli archi ricordano barbigli, notoriamente simbolo delle tecniche di interrogatorio coercitive. Va provato. Lo posso usare? Va provato. Alla prossima, grazie. Devo ricordarmi di equipaggiarlo. Spiriti, anzi ombre, da chiamarli spiriti. Girasole ombra 4. Dove andiamo a finire? Sali. Bella lunga. Ah, siamo... Siamo usciti... Ah, pensa a te. Villaggio di Bonny. Ok. Sì, sì, ma... Vabbè, già che siamo qui, guardiamo ovviamente, però mi fermerei qui. Prima dei due ponti. Vabbè, equipaggiamo. Sennò poi me lo dimentico. Allora, togliamo momentaneamente. Sì, quello che diciamo probabilmente uso meno. E per quanto comunque il danno lo fa, se becca il danno lo fa,
è il più figo da vedere, però diciamo che è la rovina di Placidus, per quanto bello sia, è un po' inefficace, o lo uso male io, quindi... Vabbè, vediamo, fammi vedere qui. Occupa ben 3 slot la rovina qui. Eh sì. Vabbè, vediamo com'è questo. Vediamo, fa vedere. Aspetta. Ah, proprio... Beh, come dissi, avere un attacco speciale, una magia così che spara davanti a noi... ad arco comunque è utile, quindi teniamola, vediamo un po'. Assomiglia al villaggio un po' di Vasburgo, che vabbè, io l'ho visto praticamente alla fine del gioco base. Qua sì. Pieno di vasi, pieno di ombre. Ah, potentato superiore. No, a tradimento. A tradimento. Ho preso quello dietro. È praticamente... Ah, ma la cosa, quella di Anastasia, beh, oddio, no, oh, non è malato dritto davanti a noi, no, addio, ecco. Non sono malaccio sti tre archi. Vaso inclinato grande. Ok. Oh, quanti sono? Via tutti. Via tutti. Olè. Spezzata. Ok, qua c'è un ponte. Fermiamoci qui. Qua c'è un oggetto. Qui c'è un ponte rotto. Ah vabbè, ma aspetta. Coltellaccio da macellaio di Bonnie. Ma io forse ho anche l'altra, quella di Anastasia. Oh, guarda. Beh, no, forse se ce l'ho depositata comunque. Andiamo, oddio, posso anche fare così, va, no. Però lì ci sono tre, ci sono i cani, vediamo. No. Ciao, aspetta, ok, ciao. Oh. Andiamo. Almeno uno. Bevi. Mamma mia, i cani comunque non sono cambiati. Non è che sono uguali, sono scambiati esteticamente.
Sempre rognosi. Scheggia di vaso vivente, scheggia di vaso vivente e scheggia di ossa umane. Vabbè. Ok. Va, questo è bello imboscato, ma sarà esatto. Avevo di gran roba inutile. Ma quanti vasi? Ah, ancora? Aspetta, ce n'è un altro? Quanti sono? Potentato superiore. Fammi vedere l'arma un attimo. Arma dei sommi potentati del villaggio di Bonny. Enorme mannaia da macellaio usata per smembrare corpi umani durante la realizzazione dei grandi vasi conservati nelle carceri. Ripristina una ridottissima quantità di PV quando colpisce un nemico. Arma unica, fil di lama. Fila la lama con un gesto incrementando il recupero di PV. I sommi potentati sono molto gelosi dei loro ferri del mestiere. Sì, ma devo andare a vedere. Mi pare che ce l'avevo già e l'effetto è anche uguale, quindi a quella di Anastasia. Vabbè. Io starei qui, bello, tranquillo. E tom. Almeno il primo colpo. No. Questi... Ah, ok, hanno comunque la portata. Ho preso quello davanti. Olè. Non male, non male. Però adesso doveva arrivare il cane a rompere, Guarda, affila. Allora, se affili... Oh, togliamolo di mezzo perché è veramente bravo che mi hai... Che ha straccionato. Ok. A posto. E tu lanci pietre. Tanta gente comunque qua. Di qua si prosegue. Sì, per una nuova area. Dove io non volevo andare adesso. Qui non c'è altro. Vedere. Guardiamo bene. E giù c'è altra roba. Ok, pensavo, ho visto qualcuno, no? Ok, è una statua. Oh madre. Un gesto. Forse va usato in un luogo specifico. Ok, siamo qua. Sì, fermiamoci qui. Intanto ci abbiamo quella grazia. Dovrei... lì non ho visto. Ok, ceneri spirito venerate. Ok, qua siamo stati, va bene. Va bene, ma direi tornare sul nostro percorso, se possibile. No, do un'occhiata veloce, ma... No, ho sbagliato il tasto. Oh, ma lasciami stare. Toh. Vai, prova a saltare adesso. No, non dovrei aver dimenticato nulla, poi al limite... Quando torneremo qua farò un altro giretto. Ok. Va bene. Torniamo qui.
lui sempre è sulle sue, va bene. Ma seguiamo il nostro itinerario. Oh, c'è, cos'è, un astice cecchino. Mamma mia, erano odiose nel gioco base proprio. Vediamo. Ovviamente. Ma cecchino anch'io adesso. No, visto che è sull'acqua. No, ha distrutto il robo. Guarda, guarda. Ah, ma pensavo che cecchino. No, un'altra. Due però no. Due no. Due magari un po' troppo. Poi uno l'ha uccisa. Però l'altra mi ha seccato. Non hanno sputato però. Torniamo a raccogliere. Allora, dove è lì? Ah. Aspetta, allora raccolgo. Ok. Volevo provare a battere almeno una volta. Questo fa male, solo che ci lascia. Ah, eccolo, lo sparo. Si è bloccata. Ok. Quindi l'altra emerge. Ok, dall'acqua. Di carne, ok. Oh, l'altra non c'è. Allora, qui. Ah, sono vicino a questo. Ah, lì c'è. Aspetta. Scarabeo. Lancio perforante. Una cenere. Ok. Aspetta che qui. Eccolo là. C'è un draghetto là. Sento. Ah. Qui dentro? No. Qua ci sono dei semiumani, cos'è? Questo. No, ma lo sento. Ah, eccolo lì. No. Ok. Allora, entriamo qui.
giù, 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 giù. Ah, è un'altra... Cos'è? Rovine della forgia dell'antico meteorite. E quindi sono senza boss, però, ste rovine, allora. Rincontreremo ancora quelli deboli sul di dietro. Ah, cos'è che dovevo vedere? Devo vedere una cosa. Ah no, sì, ma ok, se potevo... No, no, ok. Ah, qui togliamo. Ok. Sì, comunque queste cose mi sa che hanno preso il posto proprio delle miniere. Perché ci sono le pietre da forgiatura qui. Ah, proprio... Ok, devo caricare il colpo per shottarlo, vabbè. Ce n'è un altro. Lancia forgigrafata. Prima così. Non posso. Ci vuole intelligenza 11. Lancia incisa con una forgigrafia. Arma da lancio creata con le arti di forgiatura. Esegui un attacco potente. Un attacco potente in scatto. Un attacco potente a cavallo. Per scagliare la lancia. Incompatibile con le cene di guerra che forniscono abilità con affinità. Palamento. Ma scuola lancio, però poi la ritorno in mano. Oh, particolare. Ah, abbiamo, ok, quei cosi lavici. Vabbè. Scusa, qui per chiudere, ma che senso ha? Fa vedere. Come se ci fosse un altro accesso, no? Sa che è l'unico questo. Comunque apriamo, aperto, eh. Messaggio. Aspetta, non posso leggerlo. Ah, questo ha un vaso in testa. Il punto debole sarà dietro. Oh, madonna. Se lo rimette su, vabbè. Dietro, fa vedere. Eh sì, vedi che ce l'ha. Però sono una bella rottura, questi. È possibile che ha solo come punto debole? Forse contro di loro... Aspetta.
essendo così duri, magari. Vediamo, o questo, proviamo. Però per batterne uno devo provare. Questa impalamento. No. Oh, hai visto, ho preso. Comunque maledetti, non mi hanno fatto leggere. Magari era lo stesso dell'altra volta il messaggio. Però no, troppe cure per batterne uno, dai. Devo trovare una soluzione. Una soluzione la devo trovare. Ah, ma già che sono qui, aspetta che devo vedere anche un'altra cosa. La cenere che ho preso poco fa. No, calcio. Parlamento, taglio rotante, passo del limiere. No, dov'è? Qua. No, non è lancio spettrale. Ah, a meno che non la posso usare. Aspetta, su quest'arma, per quello non me la fa vedere. Dov'è? Questa, ok. Affinità, incisività, lancio per scaglionamento con una potente rotazione permettendo di trapassare i nemici e di raggiungere una distanza maggiore. Usabile su lame da lancio. Ah, vedi, quindi non... beh, effettivamente nessun'arma può essere lanciata, a parte queste qua nuove che abbiamo appena trovato. Questa no, non è questa. Questa qua. Però dice incompatibile con i cenni di guerra che forniscono abilità con un'affinità. Questa arma da lancio, so. Oh. Vabbè, comunque, tornando a noi. Come cavolo risolviamo? Cioè, o continuo a colpirlo. Magari possiamo addormentarlo, fa vedere. Fammi provare, non penso che sembra di pietra, però effettivamente non ho provato. Ah, però aspetta che qua è pieno di questi che poi mi danno fastidio. Scappa il campo. Ok. Okay.
No, e colpisci dove fa più male, è uguale, ok. Vediamo, non so, magari non credo, però chi lo sa. Provo per un po', poi se vedo che niente. Sembra di no. Non è qualcosa che dorme, mi sa. Ma proprio... No. Direi proprio di no. E vabbè, niente. Ah, di qua non l'ho preso. Pochissimo. Direi proprio di no. Proviamo, le provo tutte. Il fatto che sì, con questa però rimaniamo praticamente indifesi. Niente, andiamo dietro e poi non so, che non so. Perché la porta è rimasta aperta, quindi si scannano. Ok. Vediamo se riesco a colpirlo dietro così, però dai, miralo. Madonna, oh. Questo qua comunque è la magia che dovrebbe fargli più male, ho visto. Anche questa non è male. Ha visto? Ok, forse abbiamo trovato, Forse abbiamo trovato. No, però ci siamo incastrati. Sì, ok, ci becchiamo un po' di danno, però... Forse perché lo trapassa? Può essere. Può essere, magari con sta mossa lo trapassiamo, come quando i nemici ci colpiscono attraverso i muri, una cosa del genere magari. E quindi lo andiamo a beccare proprio lì. Finalmente, direi, dai. No, perché stare... Adesso non so quanti ce ne sono qua dentro, ma... Stare per ognuno a cercare di beccarlo le spalle, veramente, cioè, diventa lunga, veramente. Aspetta che poi dimentico roba. Bisogna sempre trovare un sistema, insomma, per accelerare la sconfitta dei nemici. Attenzione. Ah, così almeno uso quest'arma qui. Tutte le volte che provo a usarla fallisco miseramente, perché magari non è quella giusta. Allora, qua c'è una scala.
Guardalo lì. Come se non ti avessi visto. Toh. Poi non so, magari prima ci è andata bene, però vediamo. Eh no, ha visto? Però alle spalle non ci arrivi. No, oh no, oh no, oh no. Le spalle in questo caso non ci siamo arrivati. Vabbè. Dai, attacca. Cavolo, se ogni attacco è un... Quasi ogni attacco è... Ma riusciamo a mandarlo in ginocchio. Non è male. Dai. No, aspetta, aspetta. Ah, non avevo rigore, probabilmente. E... E giù, e... Ecco. Perfetto. Qui non c'è altro. Sì, vi immaginate trovare da, in quel punto lì, trovare il punto debole. Cioè riuscire a beccare il punto debole è impossibile girarsi, o quasi. Quindi meno male abbiamo trovato sta soluzione. Attenzione. Ah, ha preso proprio bene. Ma la sta coccolando. Usi, Ok. Uno. Ok, via. Op. Adesso qui. Dunque devo aspettare che attacchi lui. E dopo vado io. Sempre. Ok. E giù. Via. Non ho vigore. Funere 8. Cioè, sembrava un montacarichi. No, c'è nessuno? Ah. Figurati. E no, cambio un attimo. No. Ok, basta. No. E dai. Ma là c'è un oggetto però. Ah, ma perché è morto lì? Cioè no, è morto giù però. Ah, non lo so. Magari no. Preso.
Oh, non cadono. Ah, ok, finalmente. E allora... aspetta. Quanti troppi. Aspetta un attimo. Facciamo così. Olè. Rimasto no. Talismano della forgiatura. Potenzia gli attacchi con armi da lancio. Talismano raffigurante un antico martello da fabbro inciso con una forgigrafia. Ok, in antichità la forgiatura era un atto divino e i fabbri interpretavano i messaggi nascosti tra le pieghe dell'acciaio fuso per infondere un'anima alle armi. Ma là in alto, non capisco. Mi sembra un oggetto importante, però. Non si vede bene. Oh. Bene, qua. Ma qui siamo tornati. No? Tornati all'inizio? No, che è un'altra zona. Ok. Vediamo se riusciamo. Però lì quello è morto. Ah, che siamo sopra. Ok, abbiamo aperto. Bene. Abbiamo fatto il giro. Okay. Oh, non me lo mira. Ma che cazzo? No. No, così. Allora, vediamo se riusciamo a battere questo. Giù. Oh, alleluia. Ti ho preso bene, eh. Aia. Bevi. Oh, non riesco più a mandarlo giù, eh. Ah, mi è caduto addosso. Sì, anche se tecnicamente in forma di nube dovremmo essere intangibili, ma così non è. Vabbè. Cioè, fisicamente parlando, no. E quindi niente, no, abbiamo aperto, cioè per aprire abbiamo aperto, però dobbiamo rifare il giro, aspetta. Oh. Bravo, voglio addosso, è cattivo. Allora, questo lo saltiamo. Era di qua. Accendiamo. Ok. Via. Eccolo lì, allora. Ok, lui è il nostro obiettivo. Allora, facciamo prima così, magari. E niente.
da fare. Mamma mia. No, pensavo, invece no. Oh, non riesco più a prenderlo bene da davanti, eh. Ok, intanto riduciamo la vita. Eccolo lì, guarda, non si fanno i fatti d'oro, io non ho parole. Questa gente. Oh. Oh, alleluia. Facciamo così. Ok. No, cado, qua cado, sono sicuro. Porca, che gli manca uno sputo. Guarda, facciamo così. Ecco. Bene, che lui è andato. Allora dobbiamo andare di qua. Oh, cola questo. Ah, questi sono però di una, nonostante tutto, una pesantezza. C'è Chakram forgigrafato, un'arma a due, e due è proprio problematico, vorrei dire, ma scusa, non penso poi finisca qua. Cavolo faccio, c'è due qui, boh, ce n'è poi il terzo lì, aspetta, che è quello di prima. Ma questi proprio vengono, no beh, tre troppi, tre non ce la faccio. Tre non ce la faccio. Due ancora potevo provare, ma c'è tre proprio, guarda, meno che non ho l'atomica, eh. No, perché volevo capire qua, scusa, finisce qui, ma non credo, mi devo buttare forse. Non si vede niente. Rischiamo? Via. Ok. Ma scusa, gira che ti rigira, gira che ti rigira. Ma ah no, avevamo trovato un'arma. Sì, nella prima era un altare. Aspetta, adesso abbiamo trovato questa. Sempre intelligenza 11, mi raccomando. Lama rovesciata circolare incisa con una forgigrafia. Anche questa arma da lancio. Esegue un attacco potente per lanciare la lama rovesciata con una traiettoria d'arco. Incompatibile, ok, punto cieco. Si porta nel punto cieco del nemico con uno scatto per poi dilaniarlo dal fianco. La direzione permuta, no, la reazione premuta determina da che lato colpire. Quest'acqua si insinua sotto la difesa avversaria. Ma sapete che mi ispirano queste armi qui? Serve solo un punticino e intelligenza, allora quasi quasi lo diaga. Tutte, proprio anche questa 11. Poi per il resto saremmo a posto. Quindi io
Me lo devo ricordare di dare un punticino a intelligenza. Okay, scusate, fatemi vedere perché... Possibile. Non credo finisca qua. Anche perché dovevano mettere il torno indietro, quindi qua non c'è. Mi sono perso qualcosa, aspetta. Fammi fare il giro. Allora, qui, ok. C'è quella che spara. Di qua è tutto chiuso. Ok, non sto guardando in giro, ma no, lì ho visto. Qui si torna giù, ma ho visto. Di lì noi non siamo andati, ma come ci arriviamo di lì? Forse così? No, 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 cavolo, ma devo rifare il giro. È di lì. Ah, forse potrei aver capito, però devo rifare il giro, Forse è per questo che possono essere rimesse al loro posto le serrande, diciamo. Aspetta. Cioè, di lì mi ha fatto andare a un vicolo cieco, ma per l'arma, praticamente. Ma non è la fine, ovviamente. Questo finché non lo tocchiamo sta seduto, quindi meno male. Forse... Ah, però... Aspetta, se la rimando giù... Ah no, va su. Eh no, ma io lì non ci arrivo. Vedi che è un ponte, però... non arrivo al ponte. Questo è il problema. Perché pensavo dall'altra parte, ma... A parte che... Ok. Aspetta, vediamo di... eliminarla, se no... Pensavo di arrivare da qui, ma... Proviamo, magari devo prendere bene la rincorsa. Eh no, vedi, non mi fa stare lì. E se dovessi farlo... da qui purtroppo non ci arriviamo. Devo rifare il giro. Ho detto ammazzo. Ok.
Perché se tiro la leva, scendo di corsa, non so se ce la faccio, eh. Perché di qui niente. No, sto anche guardando se per caso c'è qualche leva nascosta, ma c'è una pietra, va bene. Qui no. Ah, ok, allora quell'oggetto lì era di quel nemico lì in alto, quindi sarà buggato nuovamente. Ok, non c'è un oggetto là di base. Va bene. Che qui potrei provare a... Allora, tiro giù. È piuttosto lenta, eh. Forse ce la posso fare. Ok. Ritiro. Corro. Sì. Ok, ok. Ci dà il tempo. Ok. Ok. Ah, ecco, vedi? Ecco qua. Quindi qua ci sono gli altari come luogo finale, praticamente. Va bene. Sto guardando, vabbè. Spadone di metallo meteoritico antico. Addirittura. Hai visto che c'è poi il torno? Eh sì. Arcano 19, forza 35. Uno dei tesori delle rovine della forgia. Spadone di antico metallo meteoritico dalla punta acuminata, ricavata dai resti riesumati di una punta di freccia, parte dell'arsenale delle divinità antiche, un'arma dalle elevate capacità perforanti che eccelle negli attacchi in affondo. Carica algida. Evoca una luce bianca dalle fessure dell'antico metallo meteoritico da cui è composto lo spadone e attinge al suo potere per trafiggere i nemici con un attacco in carica. Premi di nuovo per far esplodere la luce. Sembra forte, però vabbè, in questo caso forza 35 non la raggiungerò mai. Ma non ho neanche intenzione di pensare alla forza e nemmeno all'arcano. Un punticino intelligenza lo si può anche dare. Torna all'ingresso. Quindi vabbè, alla fine li hanno pensati più come a delle specie di enigmi. Queste forge qua, più che a luoghi da fare per poi affrontare il solito boss, diciamo. Va bene, ma quante rune ho? Mi sa che no, ne servono meno di 100.000, non ce la farò mai. E qua nell'inventario, a parte le rimembranze, 15.000, 12.500, forse, non lo so, però devo andare da un venditore, va? Perché stare a fare io mi sono un po' rotto, dopo un po', dopo 90 ore, non so quanto siamo arrivati. 90 ore, esatto. Dopo 90 ore a fare a me stesso la cosa. Aspetta, dov'è? Andiamo da Moore. Secondo me no, però vediamo, magari ce la faccio, dai. Ok. Welcome. Tu dici, ok, sì. Vendi. Vendi un botto poi di roba, ok. No. Li faccio prima. Prendiamole tutte. .347. Oddio, non sono molto distante, mi sa, eh. A vedere. Ah no, sono giusto. Perfetto. Dov'è qua? Non pensavo, ma poco.
Nuovo livello, diamo sto punto a intelligenza, va? Ok. Oh, che le voglio provare. Voglio provare questa. Ah, proprio Xena, proprio. Sì, Xena. Vabbè, è un'arma rapida, questo l'ho capito. Mi sembra. È particolare poi sta forma. Non le ho così. Figo. Molto veloce. Potrei pensare di potenziarla al massimo. Ah, beh, riappaiono in mano. Poteva andargli però tipo un effetto boomerang. Era anche più bello. Arrivano fino a un certo punto. Vabbè, sono da lancio, va bene. Invece l'altra, fa vedere. Questa qui. Sembra un bastone, però. Ok, ok. Vabbè, ha impalamento. Ok. E poi riappare. Questa ha già più senso magari che riappaia così. Ma i due anelli secondo me potevano farlo. Che no, questa bah, non mi sembra. Chissà che. No, le altre mi piace lo stile delle altre. Quindi io, aspetta, facciamo così, se no non posso toglierla. Allora, equipaggio. Cioè, equipaggio questo. Ordina. No, qui potevo fare tutto. Sì, ok. Questa la leviamo. Questa la leviamo. Ah, già che sono qua. Questa la leviamo. Sudatovi Mesmer. Ma sì, depositiamole. Tanto anche a venderle. 100 mi pare che dà. Dov'è? Vediamo se ce l'avevo già. Così una curiosità mia. Eh sì, vedi? Coltellaccio al macello di Bonnie è quello che abbiamo preso. Vediamo, 134 più 50. Coltellaccio da macellaio sacro era quello di Anastasia. Questo fa danni da sacro. Cioè fa danni sacri. Però l'effetto è uguale. Eh sì, ripristina un'altissima quantità di PV. Fil di lama. Invece questa ha ruggito barbarico. Vedi, il nome del coltello da intaglio progettato per macellare finemente il corpo umano, arma caratteristica dell'orchessa Anastasia, nota per aver divorato innumerevoli senza luce camuffandosi da vergine delle dita. Ma strano. Cioè, esteticamente è uguale, anzi è proprio uguale, non c'è una minima differenza. Anche l'effetto è uguale, cambia solo la descrizione e l'abilità, praticamente. Vabbè, strano. Va bene, credo che andrò a potenziare sti anelli. Così magari li proviamo in combattimento. Vediamo un po' come sono. Sono armi veloci. Forse le più veloci che ho, probabilmente. Ma vediamo.